ci siamo alzati adesso, stiamo preparando la colazione. Caffè per lei e latte per me. Sei preoccupata? Il mio amore per i ponti non smentisce mai. Tanto se cade, cade a mare, sì. Mica succede niente. Sì, io soffro anche di vertigini, non è solo problema di mare. E poi se fai notare che il GP è impazzito, io non so che cavolo di strada prendere. Quello è questo quello che dice il nostro GPS. Esatto. Siamo in alto mare. Si riprenderà prima o poi. È impazzito pure lui. Stiamo attraversando il ponte che c'è qui a Edimburgo e abbiamo deciso di fare la costa. Pasta pronta, buon appetito. Bellissimo paesaggio, buon pranzo. Durante il nostro viaggio lungo la costa orientale scozzese ci siamo imbattuti in una cittadina molto antica e deliziosa, St. Andrews, la cui nascita si colloca tra il 10.000 e il 5.000 a.C. La fondazione della città moderna avvenne nel 1140 ad opera del vescovo Robert. Oggi è famosa soprattutto per le università, il golf e il turismo. Ha una storia molto travagliata e in passato ha cambiato nome diverse volte prima di essere battezzata per sempre come St. Andrews. È possibile ammirare ancora oggi le rovine della cattedrale, che una volta custodiva le reliquie di Sant'Andrea Apostolo, motivo per il quale oggi è meta di pellegrinaggio per tutti i fedeli. Un tempo era considerato l'edificio più grande della Scozia. Dal 1559 fu lasciata a decadere e non venne mai più restaurata. Poco più distante dalla cattedrale è possibile ammirare il castello, una volta utilizzato come prigione e fortezza. Sia la cattedrale che il castello sono situati nei pressi della scogliera, nella parte est del centro città. Thank you.
riva del lago dell'Orkness. Purtroppo non si vedrà niente, nulla, però domani mattina si vedrà qualcosa. Sensazione pazzesca, una vita che ci volevo venire. Tu? Stasera conoscerai Nessie. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Buongiorno. Ciao. Ci eravamo lasciati ieri, non si vedeva un granché, anzi non si vedeva niente. Proprio niente. La visuale notturna. Noi però vedevamo, peccato le telecamere non riprendono in piena notte. E qua di notte fa tanto buio. Esatto. Questo è il lago, Loch Ness. E voilà. Voilà. Ma sensazioni? Bello, di rilassamento, di pace. Cioè, hai realizzato il sogno della tua vita, uno dei sogni della tua vita. Sì, era tanto e volevo venire qua da quando ero piccolo per il mito del mostro di Loch Ness. Nessie. Che peraltro hai pure sentito. Sì, ma non è che... Spieghiamo. Spiega. Ci sono dei campeggi qua intorno che usano delle registrazioni notturne con versi strani che praticamente dovrebbero sì, simulare il verso di Nessie. E quindi se si sta in silenzio qua sul lago si sentono questi versi, ma in realtà Nessie non c'è. Le luci di notte qua sono una cosa assurda, perché si tinge... Tinge di rosso, verde, ci sono sì. Colori strani. Oltretutto, essendo molto, molto al nord, anche di notte c'è sempre un filo di luce, quindi si vede da un lato del lago questa luce in lontananza, come se in effetti stesse sorgendo. Sì. Come se fosse sempre alba, praticamente. E dall'altro lato invece il buio assoluto, quindi il lago assume dei colori... Stupendi. Stupendi, sì. Tanti, tanti colori e blu. Poi ci sono ogni tanto sullo sfondo anche luci di qualche villaggetto. Sì, molti campeggi, case perché ci vivono. Sì, ci sono pure delle case. Stranamente, con mia meraviglia, ho notato che è collegato con il paese di Inverness, perché passa un autobus da qua. Magari prima non passava, ma ora... Sì, infatti. Sì, perché è un'attrazione turistica, non c'è tanto da vedere qui nei dintorni, sì. A parte tutti i laghi, i vari loch. Perché non c'è solo Loch Ness. C'è una serie di laghi che appartengono tutti alla serie Loch. Faremo colazione prima e magari faremo qualche altra fermata per fare vedere che il lago è molto grande. Sì, c'è tutta la strada che costeggia comunque questo e tutti gli altri laghi. Dico, non voglio dire una fesseria, ma è parecchi chilometri se consideriamo sì. Da una punta all'altra punta. Quindi magari ci saranno altri posti dove fare vedere qualcosa. Sì. Noi andiamo a fare colazione e ci aggiorniamo. A presto. Ciao. Ciao. Una delle tappe durante il giro del lago di Loch Ness è stata Forte Augustus. Forte Augustus è un villaggio che si trova sul lato sud-ovest del lago, conta circa 646 abitanti e la sua economia è basata sul turismo. Nel 1115, dopo la rivolta giacobita, il generale Wade costruì un forte in onore di Guglielmo Augusto di Hannover, duca di Cumberland. Così il villaggio prese il nome dal forte.
Da qui partono la maggior parte dei battelli che portano i turisti a visitare l'intero lago. Fort Augustus è piena di negozietti che vendono souvenir di ogni genere. Uno di questi è di proprietà del clan MacLeod e gli eredi hanno installato una stanza con tutto ciò che è stato tramandato dalle famiglie per mostrare dove e come vivevano i clan. Molti degli oggetti che è possibile osservare all'interno della stanza sono originali, altri sono delle riproduzioni. Qualche volta realizzano spettacoli con attori che simulano la vita del clan e permettono al pubblico di partecipare attivamente.